Siamo nelle Marche, in cima a un colle, Montebello. C'è dei fratelli che mi ha chiamato e mi ha detto: devi venire perché qui c'è la roba bella, qui c'è una cosa di lavoro, di gente che è contenta di lavorare. Non è che dici che lavora anche due maroni. No, è bello lavorare. Questa è una specie di... no, una specie, è un convento. Perché è un monastero. 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 Che cosa c'è di particolare qui? Allora, questo è un monastero del 1380. Qui nasce un ordine, quello dei Girolamini. Girolamini è un diminutivo, invece Girolamoni, che è il nome dei tuoi, in particolare del tuo babbo, no? Gino. Esatto, Gino Girolamoni. Famoso perché? Famoso perché ha ricostruito questo posto, ma è diventato famoso soprattutto per il biologico, per la pasta biologica. Perché lui è stato il pioniere, si può dire? Sì, viene detto il pioniere dell'agricoltura biologica in Italia. Non siamo stati noi a dirlo, ma insomma è un appellativo che gli hanno dato. Ormai si sa. Quindi questa è la storia intrecciata sia di una famiglia che di una cooperativa. Ci siamo da poco ribattezzati ecosistema perché ci sono tanti tasselli incastonati tra loro che formano proprio un ecosistema qui sulla collina. Poi c'è il secondo fratello che è Giovanni. Esci Giovanni, viene sempre che... Che di solito c'è chi fa il presidente e chi lavora. Chi lavora. Esatto, io faccio il presidente. Cioè qui c'è un sacco di roba, c'è locanda, agriturismo, cosa c'è? L'abitazione. È un ecosistema davvero, perché abbiamo agriturismo, ma anche facciamo fattoria didattica, quindi qua c'è un museo con tutti gli attrezzi della civiltà contadina, perché è da lì che partiamo. E questa cosa qui della ecosolidale, dal punto di vista tecnico aziendalistico, cosa vuol dire in pratica? Fin da quando siamo partiti, innanzitutto c'è grande tutela per i produttori, perché già è difficile fare il contadino, farlo in zone come queste che siamo in alta collina è ancora più difficile. Quindi è un'opportunità per rimanere a fare gli agricoltori in luoghi svantaggiati. Poi con i nostri soci lavoriamo in filiera, quindi filiera trasparente, c'è 300 soci agricoltori, quasi tutti nelle Marche. Che conferiscono il loro grano, grano e cereali in generale, non solo il grano. Non solo grano, anche a rotazioni, legumi, perché facciamo biologico, facciamo solo biologico, quindi è importante non fare solo grano, ma avere una rotazione delle colture. E il rapporto ecosolidale è che c'è un giusto prezzo, quindi condizioni eque, finanziamo la semina, quindi c'è tutta una serie di servizi come cooperativa che cerchiamo di mettere in campo. La cosa aggiuntiva è che questo sistema di garanzie ecosolidale in cui siamo entrati del commercio internazionale è che deve essere equa non solo il prodotto ma tutta la filiera, da chi semina a chi poi il prodotto lo trasforma, quindi chi macina il grano, chi fa la pasta e anche chi lo confeziona. Tutti i passaggi devono tutti essere... Tutti i passaggi, ci deve essere equità. E voi siete riusciti a... Equità, assolutamente sì. Come si chiama sto bolino? È WFTO, è difficile però. Commercio internazionale. WFTO. No, un sistema di garanzia che quello che diciamo lo facciamo anche, perché poi a dirlo sono bravi tutti. Ciao Paolo, allora andiamo a fare un giretto, ti porto là al pastificio, va bene? Taxi, questo dai. È il taxi. Col trattore, questo è il taxi, dai. L'altra volta lo guido anch'io, meglio di no, va là. Che tutti comunque i giorni fai un'ora per venire qui. Eh già. Questa è passione proprio. Curve, direi che dopo 23 anni è passione proprio. Invece a te sentirti parlare, raccontare la storia, cosa hai fatto, si capisce invece che c'è una passione superiore. Perché? La passione mi è nata qui. A te sei un caso, perché ti hanno detto sì. Che non fai poche ferie, non fai le ferie. Quando sono andato a vedere, effettivamente mi hanno detto così, ho visto che avevano ragione. Però è stato il frutto di 23 anni, sono 23 anni che sono qui, e quando c'erano da fare dei lavori dove occorreva l'occhio clinico perché venissero fatti bene... Certo. Succedeva, sì, ci tenevi. Io volevo che venisse fatto bene. Ecco che magari qualche giorno in ferie in meno... È bello, il lavoro è, anziché essere una schiavitù, un modo in cui uno si realizza, no? Assolutamente, e qui mi sono realizzato. E te sei uno che mette le mani in pasta. C'è il detto, due spalle rubate all'agricoltura, invece le tue no. Qui non funziona quel detto lì. Biologico. Tutto biologico. Ma scusa, non conviene fare il biologico, che testa c'hai? Devi fare una roba che... Io ci sono nato, ci credo. Il lavoro non, è una condanna o è una roba bella? Ah, per me è una cosa bella. Ti perché piace? Io quello che faccio lo faccio con orgoglio, con piacere, con amore, ci metto tutto quello che c'è bisogno di metterci. Guarda che bella la faccia di una persona felice. Sei felice? Ah, sono felice, sì. Allora adesso lasciamo il pastificio, il mulino, i silos e andiamo al monastero, perché è ora di mangiare. Voglio sentire se sti maccheroni, sti spaghetti sono buoni o no. Pasta! Allora, è diverse ore che parliamo, adesso però sarebbe ora di sentire se la pasta di Girolamoni è buona o no. Bella è bella, guarda che roba. Buon appetito.
Allora un brindisi all'Eco Solidale. Salute. 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 Salute.